proprio che riguarda me stessa, nel senso che io quando sono particolarmente giù o preoccupato, nervosa oppure che ne so, io per dire sono stata malissimo con un tumore al seno, quindi in quel periodo lì che non avevo, perdi la speranza, io l'unica cosa che ho trovato per tirare fuori, ho tirato fuori tutte le mie cose, no? Sì, queste sono fatte, questa è della mia figlia più grande. L'abbiamo, sì. Questa è un sopra, che la tovaglia è una tovaglia doppia, questa. È una tovaglia che va, c'è il sotto che copre il tavolo e questo è un addobbo per sopra al tavolo proprio, che se uno vuole tenerlo per mangiare lo può tenere e se no, ecco. E me manca l'altra perché l'altra figlia sta deruta. E l'altra è ancora più perché si vede che era un periodo un po' più tosto e quindi quella è ancora più Quindi lavorata, più il più lavoro è elaborata. complicato e più Sì, lei più a è me mi distende il nel nervo, mi tira lavoro. fuori. Lavora prevalentemente di giorno, di sera, quando Una lavora? notte. Perché la notte? Perché ho bisogno di essere me stessa, che ne so, non lo so perché, però io questi lavori li ho fatti sempre, mica tutto, mica anche durante il giorno, però in modo particolare io lavoro dalle 9 alle mezzanotte l'una. Questo invece era un abito da sera degli anni 80, guarda, questo me lo so fatto io. Quindi faceva anche la sarta. Ciò? Faceva la sarta? La mia No. mamma faceva la sarta. E quindi lei facendo la sarta io facevo quello che volevo e lei me lo cuciva. Ecco. Cioè, tra il lavoro di sartoria, lavori di ricamo, uncinetto, quale preferisce tra questi? Ricamo. Per me è ricamo. Io l'uncinetto lo faccio, ma lo faccio di, come posso Di dire? ripiego. Sì, quando mi serve. Non c'è il Ah, non disegno con c'è. precisione, perché io ho un grosso difetto. Che anche se vedo queste cose che mi piacciono da morire, non mi piace rifarle Non è un uguali. difetto, penso che No, è un è, pregio. non lo so se è un pregio, però insomma è una cosa che mi Cioè piace sempre. le modifica. Le modifico. Le modifico e le dico come le voglio e se non, questo per dire me l'ha fatto un ragazzo di Città di Castello che faceva ingegneria e allora gli ho dato le mie misure. E poi con gli arabeschi che ho trovato in questi giornali gli ho detto costruiscimi una cosa un po' così. E lui me l'ha centrato proprio come lo volevo. Perché oggi se non c'hai un tessuto tutto particolarmente importante, se deve essere una cosa importante, e anche la stoffa semplice che può essere, che ne so, un semplice cotone, è rigido, no? Non ti dà più quella pastosità del corpo che la stoffa di un tempo dava.